Oggi abbiamo voluto, con un ospite molto importante, organizzare un convegno sul volontariato. E il volontariato secondo Spider-Man. Sembra non è un fumetto, ma l'ospite è Mattia Villardita. Lo Spider-Man è quello che noi chiamiamo regionale, ma ormai è diventato nazionale, addirittura internazionale, che gira per gli ospedali per portare sollievo ai bambini che sono malati. Il convegno si baserà prettamente in due momenti. Il primo, infatti, l'invito che io faccio a tutte le persone, soprattutto ai bambini, è di venire intorno alle 16:30 presso l'aula dell'università, dove ci sarà la possibilità di incontrare Spider-Man, fare le fotografie e un ricordo appunto da parte della Croce Bianca per tutti i bambini. E poi niente, sì, ci sarà un convegno, gli ospiti sono molto importanti, li abbiamo visti prima con Mattia, sono due primari. Il primario dell'ospedale di Imperia e Sanremo, il primario di Savona e Pietraligure, il dottor Amoretti e il psicologo dottor Marco Scajola, assessore regionale. E vogliamo trattare questa giornata per parlare dell'importanza di quello che Mattia fa all'interno di questi ospedali, non solo dal punto di vista folcloristico, ma dal punto di vista del decorso proprio della malattia dei bambini. Io l'ho detto prima, Mattia nel suo libro si fa questa domanda e dice: io non sono un medico, ma sono certo che quello che io faccio porta del bene alla salute del bambino, e questa è la domanda che noi porremo agli ospiti in sala. Io ci tenevo veramente a ringraziare l'assessore Roggero che, nonostante ci fossero le sale, diciamo, comunali piene, è riuscito a mettermi in contatto con Luigi Sappa per mettermi a disposizione la sala dell'università per questo evento, e l'amministrazione quindi provinciale, l'amministrazione comunale e soprattutto il gruppo giovani della Croce Bianca, perché questa iniziativa nasce appunto dai ragazzi e io spero veramente di vedere la sala piena perché credo che sarà veramente una bella serata. Di affezionarmi a un sacco di famiglie, e capita anche che una volta che magari il bambino è stato dimesso e che quindi magari deve fare qualche terapia a casa, ed essendo anche facilmente ritrovabile, dire di no a una famiglia che mi chiede se è possibile rivedersi fuori dall'ospedale, quindi a casa, fare il domicilio, non riuscirei a dire di no.